amici neuroni! Bentornati ad un appuntamento con Mondo Custom. Ogni promessa è un debito. Infatti, e noi in Italia vediamo di promesse. Siamo più di promesse. Esatto, esatto, colpo di teatro magnifico. Seconda parte del centenario Moto Guzzi. Con un personaggio. Il personaggio. Nazionale. Il sapo nazionale, ragazzi. Sapo nazionale. Perché buongiorno a tutti. Oggi è venuto di conoscere il sapo nazionale e vi innamorerete del suo personaggio. Ecco. Ma facciamo un passo indietro. Un backstage. Perché saponetta? Perché prima di sapo nazionale il saponetto. Perché ragazzo, saponetta K5, esattamente. Saponetta K5 per la moto. Adesso saponetta Kawasaki. Esatto. Perché saponetta? Perché saponetta? Ma niente, come ha accennato il gran Tonitono, il gran Moccol, la mia carriera da debuttante andando su queste quattro cilindri mangiariso che non sprecavano il piatto che mangiavo fino a stamattina, non ti ha mai a livello materiale, non ti ha mai lasciato a piedi. Però vi dirò una cosa, che questo nickname, questo abbreviativo me l'ha dato il signor Roberto. Allora, il signor, adesso vi spiega come. Guardate. Il signor Saponetta, in arte Saponetta, ma all'anagrafe Andrea Levati, è di Paraviago. Esatto. E un giorno mi si presenta nell'officina più alta d'Italia. Cioè io avevo un'officina al secondo piano di un palazzo, no? Le morto la moto. Montacarichi. Lui mi arriva e mi dice, senti, ho bisogno che mi fai l'assetto. E dico, guarda, io faccio moto custom, facevo le moto da enduro, ma le moto da strada, ho pochissima esperienza. No, lo devi fare. E allora ci siamo messi. Insistente, sì, ti sei bonda, fatti scossa, ma perché non me lo fai? Dai, e poi lui mi dava già i pezzi, cioè devi farmi un distanziale da 5, forato da 8. Era, capito, era anche abbastanza facile, nel senso che già sapeva quello che voleva, sì. No? Mi serviva un posto dove montare i pezzi, esatto, fondamentalmente. Sì. Per cui lui, siccome si divertiva a fare le prove su una curva qua, la curva del gasauto, no? Famosa curva del gasauto. Che in ogni paese d'Italia ci sarà. Ci sarà quella curva. E strisciava la saponetta. Allora, finché era sulla saponetta, non c'era l'assetto quello ottimale. Facevo il collaudo delle sospensioni, precarico, idraulica, su e giù. Facevo andata e ritorno, sinistra e destra. E una volta mi ha incrociato lì in macchina e la di, ma chi è quel pazzo lì? Che schifo è il saponetta? Questo qua è il saponetta, da lì mi ha affibbiato, ma poi, il mio nickname. Ma poi 2013, da saponetta, togliamo netta, quindi togliamo un po' di pulizia, sapo nazionale. Por qua. Tony, ho visto la luce. E devo ringraziare il mio carissimo amico Carlo Atuono, che assomiglia, se non c'è Antoni, da Cher, Cerro Maggiore, giovedì sera mi telefona, bravo ragazzo, bravo Ducati, bravo. Ciao Atuono! Grande Carlo! Atuoni! Mi fa, oh saponetta, domenica mattina tieniti libero che andiamo su a Mandello a vedere la Moto Guzzi, proprio così, bello impressivo. La Moto Guzzi mi fa, è gratis, così, va bene, andiamo. E allora siamo andati su, io, mia moglie, lui con la sua compagna, e siamo andati dentro in questo famoso museo, e lì è nato l'amore, perché c'era la presentazione del California 1400 Touring e del California 1400 Custom. Che voi state vedendo in la moto che vedete. Questa è la moto del sovraimpressione. Esatto. Soprannominata Diana. Diana, esatto, perché è una principessa per me. È una moto unica. Per quello, non per la canzone di Polanco. Anch'io pensavo alla canzone. No, per il discorso veramente della regina, ecco. Anche se ha fatto una brutta fine. Non andare mai a Parigi con quella moto. Esatto. Evito. Ma passiamo al primo servizio. Sì. Barbacane, rosso puro, esatto. Pescara, un customizzatore di fama mondiale, di alto livello. Prego. Ciao, sono Filippo Barbacane di Officine Rosso Puro di Pescara. Mi occupo di customizzazione da 25 anni. Ho iniziato a fare questo lavoro quando praticamente in Italia non ancora esisteva niente del genere e mi sono dedicato soprattutto al Moto Guzzi. Oramai sono quasi dallo stesso periodo che faccio questo lavoro che mi dedico al Moto Guzzi. Una delle prime moto che ho modificato è stato un V11 Sport. E a quei tempi su Moto Guzzi non si realizzava quasi niente, era un tipo di lavoro che veniva fatto soprattutto sulle moto americane, sulle moto custom, chiamiamole così. E su Guzzi invece era assolutamente una cosa innovativa. E forse è stato proprio questo che mi ha anche spinto molto in avanti a tentare, a insistere nel cercare di realizzare qualcosa di nuovo, qualcosa che non esisteva. Il mio lavoro si svolge soprattutto sia nella costruzione di special per privati,
ma anche nella realizzazione di prototipi per aziende anche come Motobuzzi, per cui ho lavorato diverse volte realizzando maquette e prototipi. Una particolarità del mio lavoro è che io non realizzo mai sempre solo lo stesso genere di moto, come spesso accade. Invece cerco sempre di spaziare nei vari stili, come in quello Café Racer, in quello custom, o le moto da off-road che negli ultimi anni hanno preso molto piede, o anche le Street Fighter, le moto più sportive. E questo mi permette di non avere paletti e quindi di poter esprimere al massimo la mia creatività in tutti i modi. Il motivo per cui ho cominciato a lavorare su Moto Guzzi non è una di quelle cose che si può spiegare. Io dico sempre che è un po' come quando ti innamori di una donna e cerchi di spiegare il perché a qualcuno, è impossibile. È stato un colpo di fulmine, in assoluto era una volta salito su quella moto, una volta guidata la Moto Guzzi ho capito che era quello che io volevo fare, la moto che io volevo utilizzare sia per guidarla, sia per usarla tutti i giorni, ma anche per customizzarla. Quest'anno ricorre il centenario di Moto Guzzi, è una data molto importante, dal 1921 al 2021. È una data importante sotto molti punti di vista, sia perché logicamente si raggiunge un traguardo molto lungo, non sono molte le case costruttrici che sono riuscite a avere un percorso così lungo, sia perché la Moto Guzzi è ancora più viva che mai, ancora oggi costruisce moto gloriose che portano ancora il marchio come quella del V7, di moto nate ormai 50-60 anni fa, quindi è un aspetto molto importante del motociclismo italiano, per non dire mondiale. E per me questo è un onore far parte sia di questa famiglia, perché Moto Guzzi mi ha sempre accolto calorosamente in tutto quello che fanno, anche nel programma Lord of the Bike che abbiamo fatto qualche anno fa, ho avuto l'onore di essere uno dei giudici che ha partecipato al programma, dove appunto è stata creata questa cosa innovativa che prima non era mai stata fatta in Italia e anche in Europa era una cosa nuova, cioè è stato realizzato un programma TV dedicato alla customizzazione su Moto Guzzi, che ha avuto una grande risonanza soprattutto per l'innovazione e anche per il coraggio di realizzare questa cosa così nuova e così innovativa. Per questo motivo sono molto grato a Moto Guzzi e spero che possiamo ancora andare avanti per altri 100 anni nella realizzazione di nuove moto, sia per quanto mi riguarda per le Special, ma anche per le nuove moto che Moto Guzzi costruirà, come anzi quest'anno ad esempio è uscita la nuova V7 850, la nuova V85 TT, e si spera sempre con nuovi modelli e nuove ispirazioni e soprattutto con nuove idee di cui Moto Guzzi è sempre stata grande portatrice. E auguro a Moto Guzzi un buon compleanno e altri 1000 anni di questa gloriosa storia italiana. Quindi Tony, hai visto che moto? Stavo guardando questo, il monitor a dimostrazione che dicevano ma non si può customizzare una Guzzi, ma è una moto difficile da fare, magari se c'hai un'idea un po' chiara e invece Filippo ci è riuscito, ne ha fatte tante molto belle. Tu la tua l'hai customizzata? Sì, io personalmente non avevo i soldi per andare dal signore. Vabbè, devi tua moglie, ti ha regalato la moto, che poteva darti anche la customizzazione. Ma sì, una gita a Pescara la potevi fare. Io sono come Alejandro De Tommaso, massimo utile col minimo mezzo, ricordatelo. Sì, l'ho customizzato un po' di tempo. Però cosa hai detto? È De Tommaso? De Tommaso. Vogliamo De Tommaso tirar fuori il discorso dell'aquila? Dobbiamo partire subito. Dai, velocissimo. Hai questo parole. Dai. This is your moment. Saluto con grande entusiasmo l'ordine supremo degli ultimi difensori dell'aquila che guardano avanti. Bravo. Io colgo l'occasione, grazie. Prego. Roberto e Tony Tuono, di dire una cosa molto semplice ai pseudo restauratori. Mi rivolgo a quelli un po' meno bravi però. La Guzzi dal 1921, i fondatori hanno sempre voluto che il becco, lo sguardo dell'aquila guardasse avanti. Per un discorso di velocità, potenza e lasciare indietro gli concorrenti. La regola è questa, fino a un certo punto ci sono anche riusciti. Su tutti gli accessori, vi spiego, sul parafango anteriore, sul parafango posteriore e sul serbatoio laterale, l'aquila guarda nel logo originale, come questo, guarda alla sua sinistra, guardando, e noi quando la vediamo guarda a destra. Però i fondatori, come hanno sempre detto Carlo Guzzi, Ravelli e Parodi, la Guzzi deve guardare avanti, quindi fatemi sta cortesia. Dai. Quando customizzate le moto sul lato sinistro, non mettete come Alejandro De Tommaso l'aquila che guarda indietro, ma bensì in avanti, perché anche Carlo Guzzi ammetteva che cosa? L'adesione in dialetto. L'aquila la da ciapallare in faccia, non in dal derretto. Bravo!
giusto, ok. Chiudo parentesi. Chiudi parentesi, bellissimo, giusto. Qualche innovazione della Guzzi, visto che siamo qua, partiamo dal logo e arriviamo a scelte, come si può dire, scelte. Vogliamo parlare di una serie di brevetti della moto Guzzi? Brevetti, invenzioni. Uno su tutti? Uno. Il cavalletto. Il cavalletto, esatto. Bravo. Sapete, allora, voi avete la moto e date per scontato quelle che c'è sotto. Però io in questo momento voglio spiegarvi che la Guzzi, sia sui motori ma anche sui componenti, è stata una delle prime all'avanguardia. All'avanguardia, da quando sconcioriamo qualcuna, sì. Ma proprio sì, vai, sì, leggi. Allora, no, non leggo niente, io non leggo la memoria. Bravo. Allora, sapete che il primo acceleratore a manopola l'ha inventato la Guzzi nel 1926. Cioè quello che abbiamo oggi. Quello che abbiamo oggi, l'ha inventato la Guzzi, perché prima erano tutti acceleratori a dito, come l'alza valvole o il tiro dell'aria, no? Ok? Tipo BCS. Esatto, esatto. L'ha inventato sul modello Corsa 4 valvole, C4V. Da questo Corsa 4 valvole sono usciti due modelli, il 4VTT e il 4VSS, che è la prima moto... per Cristofi? Esatto, e l'SS Super Sport, era, per quanto riguarda, sono le prime moto da corsa con l'acceleratore a manopola. Un'altra cosa molto importante, la Guzzi è stata la prima a inventare la famosa forcella upside down, perché qua bisogna fare gli inglesi, perché gli italiani se no si è sminuito e mima gira di da parecchio fastidio. La forcella rovesciata, la forcella rovesciata, rovesciata. A perno avanzato, tra l'altro, il galletto perno avanzato. Osti me l'ha portata via, bravo, mi hai anticipato. E infatti questa è una progettazione di Carlo Guzzi, anni 49-50, perché Carlo Guzzi con Carcano è stata questa collaborazione, ha intuito che girando la forcella poteva irrigidire il canotto di sterzo, che era la parte più debole della moto. È stato montato sul galletto, anche sul Lodola Sport. Poi un'altra cosa importante, la Guzzi è stata la prima, attenzione, a fare i cilindri a canna cromata. Certo. La prima. E aumenta la scorrevolezza, bravissimo, minor consumo, bravissimo, minor consumo di olio. Ostio, ma non solo, io ricordo che la moto Guzzi ha un brevetto che ancora oggi è suo, della frenata integrale. Frenata integrale. Sì, sì. Collaborazione Guzzi Brembo, anni 77-85, messo sul famoso Hydroconfort, che forse dopo parleremo, S3, California T3. È un sistema abbastanza semplice, con il freno a pedale sulla pedana destra, azionandola, frenava il disco dietro posteriore e frenava il disco, per quanto riguarda la pinza, anteriore sinistra. Ah, ecco, per bilanciarlo. Mentre se il pilota in quel momento, l'utente, doveva fare una fermata improvvisa, con la leva, col freno azionava la terza pinza, che è azionata sulla forcella anteriore. Ok, quindi ovviamente il sistema integrale viene sempre fatto su tre dischi. La leva agisce sulla posteriore, l'anteriore sinistra, la leva a manubrio sull'anteriore destra. Quindi tu prendi davanti, fanno solo un disco davanti. Esatto, esatto, perfetto. Ma a proposito di innovazioni, no? Sì. Roberto, poi vedremo, è andato in un ufficino. Nel garage delle meraviglie. Nel garage, non volevo spoilerarlo. Nel garage delle meraviglie, ragazzi. A breve, si incostri delle schermi. Dove in compagnia con una giusto Hydroconvert. Esatto. Da lì nasce California. Esatto. E quell'Hydroconvert è un progetto del famoso Lino Tonti. Lino Tonti. Lino Tonti. Perché quel tipo di moto? Allora la fecero a priori. Poi, siccome l'avevano fatta, la proposero. Esatto. Ma dove erano vestiti tutti da presentatori? Esatto. Tutti da presentatori alle parate. Robè, la parola a te. Sei qua, che è il trasporto. Beccatevi Roberto nel garage delle meraviglie. Per quelli che mi conoscono sanno che io, insomma, sono per un'altra sponda motociclistica, però nel compleanno della Moto Guzzi, nel centenario della Moto Guzzi, io vorrei parlarvi di questa moto che abbiamo preso in mano da restaurare. È una moto che è ferma da un sacco di anni, di un unico proprietario. È una moto molto particolare, è la e-Convert, una Moto Guzzi 1000, che è un altro dei brevetti Guzzi che non sono poi stati sviluppati, ed è un peccato perché soprattutto oggi una moto del genere avrebbe sicuramente un grande interesse. Guzzi inventò questo modello che poi fu apprezzato dalla polizia americana proprio perché aveva la possibilità di camminare al passo di parata, cosa che con le moto normali, con la frizione in prima, anche pur essendo corto, non si può fare.
La moto era una moto molto speciale, molto particolare, aveva una prima che poteva arrivare fino a 130 all'ora e la seconda, quindi un due marce, che poteva arrivare fino a oltre 180 all'ora. È comunque un 1000, quindi è la base 1000 del V2. Il fascino è sempre quello dei motori con le teste tonde, per capirci, con la sua frenata integrale, con lo scotto quasi automobilistico. È una moto che secondo me è dovuta essere, come dire, sviluppata ancora, soprattutto al giorno d'oggi, che con il discorso degli automatici, gli scooter, i motorini, sarebbe stata veramente una cosa molto, molto interessante da portare avanti. Però, come sappiamo, Guzzi ha fatto scelte diverse. Io vi lascio a questa nuova puntata e niente, alla prossima, ciao a tutti. È vero, una moto che dobbiamo restaurare, per cui sarà una cosa lunga, la vedrete poi a Mandello se non piove. Se non piove. A parte che con la frenata integrale io me ne frego. Ma poi col passo da parata. Ma sì, posso fare quello che voglio. Pian pianino ci arrivi, no? Certo. La moto Guzzi entrò in America. Entrò in America, esatto, grazie. Ha vinto un concorso sì. Che è stato indetto in Italia, vincere un concorso, credimi, esatto. Che è più facile di quello che sembra. Esatto. Ha battuto per quanto riguarda la casa Harley Davidson di Milwaukee. Americano, che era la moto ufficiale della moto ufficiale, ed entrò con la California, anche con l'Eldorado e anche con la versione Ambassador. Bravo. Quindi dico male, il V7 Ambassador? O giusta? Sì, il V7 Ambassador, 750cc, e poi hanno fatto le 850, sì. La California e per quanto riguarda l'Eldorado sono 850cc. E vi dirò una cosa importante, tutti i V7 dal 700 al 750 Special al GT850 in Italia e in Europa avevano il cambio di 4 marce sulla destra. In America questa roba qua fu respinta, gli hanno chiesto alla Guzzi di fare ovviamente cambio sulla leva sinistra con bilanciere a 5 marce per facilitare, perché si utilizzavano così. E poi ovviamente si sono sviluppate qua. In quegli anni Guzzi e Morini aveva il cambio a destra, giusto? Sì, esatto. Anche la Carelli, non so se avete avuto il Carellino col cambio a destra. Addirittura era un cambio a destra rovesciato, prima in su, tutte le altre in giù, attenzione. Sì, semplicemente la leva spostata. Esatto. Vabbè, senti, ma... No, scusami. Upside down. Hai ragione. Parla come mai. Compra il Lidl. Invece deve chiamare una nostra amica. Ci manda i saluti. Grande, lei ha una V7. Sì, esatto, prima serie. Che era di suo papà questa? Prima serie di suo papà. Io mi ricordo che l'ha presa praticamente in uno scatolone e l'ha rifatta tutta. Molto bella. Tutta, sì. Bravissima, ve la consiglio. Vai, Arianna. Ciao a tutti, io sono Arianna Crippa. Per chi mi conosce nell'ambiente sono a Lake Design e restauro motociclette. Sono orgogliosissima di fare questo lavoro. Con me abbiamo un esempio dei miei lavori. Mi occupo solo di carrozzeria a livello di restauro. Sono molto orgogliosa di questa moto perché diciamo che l'avevo restaurata per mio padre, ma poi l'ho un po' spostata. E questa è la prima serie V7 700. E questa signorina ha 53 anni, ma è meravigliosa da guidare. Io ne sono veramente innamorata. E cogliamo l'occasione io e lei per augurare buon compleanno alla moto Guzzi. E perciò sono qua per fare gli auguri. Auguri moto Guzzi, buon centenario. Ciao a tutti! Ecco ragazzi, guardate, quello lì è il primo motore V2 con cilindri trasversali. 700 di cilindrata della serie. Anche perché la Guzzi prima faceva un 4 cilindri fatto anche, giusto? Assolutamente. Bravissimo Robi. Guarda, ci piace. Noi siamo arrivati avanti. Sempre avanti. Quando fecero questo 4 cilindri? 1930. La Guzzi è stata la prima a fare un 4 cilindri fronte marcia orizzontale parallelo al terreno. Sapete perché? Tipo la K100. Esatto, sapete perché? Immagino. Per migliorare la dissipazione dei calori dei cilindri e del castelletto delle valvole. Questa deriva da una tecnologia aeronautica. Sì, anche perché... Poi, ma ne ha fatti altri, se vuoi io te li dico. No, te lo dico. Spiega. Non ti arrabbiare, no. Dai, spiega. Poi partiamo prima, allora abbiamo parlato del V2, 700, 7,5, 8,50 e ai giorni nostri siamo arrivati al 1400 che era
il bicilindrico europeo fino all'altro ieri più grosso, ma adesso con la BMW R18 vabbè, ci ha superato, ma fa niente, sì. Noi siamo i migliori perché il BMW è un tette cadente, il nostro un tette. Bravo, così. Ok. Non hai inventato solo non hai inventato solo il V2, non hai inventato solo il 4 cilindri nel 1930. La Guzzi è stata la prima nel 1919 a ideare un monocilindrico che tutti ce l'avevano su e giù, destra e sinistra, lui ovviamente orizzontale. Che sarebbe il motore del Falcone? Esatto, del Falcone. Quello della che sembra GT. Una fettatrice. Bravissimo, il volante di fianco noi la chiamiamo, la fetta prosciutti. Ma la Guzzi è stata nel 1932 la prima ad aver creato la 3C tre cilindri aspirata e successivamente sovralimentata, fronte marcia, la prima in assoluto. A quell'epoca, nel 1932, solo l'aspirato aveva 25 cavalli e 5500 giri. Ma volete sapere la compressore? 500. Assolutamente. La compressione? Il compressore volumetrico arrivava alla bellezza, tieniti forte, di 87 cavalli. E il Barta disunò al sonoma. Quelli del gas. Però scusa, di canapa. Nel 32 aveva una moto da 87 cavalli e i piloti, il mio mito, Penny, Black Devil. Ma tu prova a stare su una moto di 80 col palmerino, o da quelli lì della MotoGP, a quella gente lì roba di alzargli il gomme, e Penny l'hanno celebrato dandogli anche il nome di una colorazione speciale. Bravissimo, hai ragione, esatto. Vittoria informata. Esatto, verde Penny, colorazione Penny, che quest'anno in occasione del 100° anniversario, se vedete sulla gamma della Moto Guzzi con V7 850, col V85 TT e col V9, ovviamente vengono venduti con la colorazione del centenario Tenny, quindi sella in pelle marrone, serbatoio color argentato, tabacco. Color tabacco, esatto. Quei colori di una volta. Serbatoio cromato e ovviamente poi c'è questo verde. Tony, ascoltami. Due domande. Sono. Quanti sono? Sì o no? Sì quanti o sono no? I soldi? I soldi? Una promessa. 100 euro, due caffè, dai. Okay. Ma il colore, ad esempio, della 8 cilindri, il verde della carena a campana, ma è una vernice sì oppure no? No, è un protettivo. Bravissimo! Bravissimo. È un protettivo, neuroni! Essendo esatto. D'alluminio c'era la paura che potesse, come dire, fiorire o anche in gergo italiano, camolare. Esatto, camolare. Tipo non fatemi perdere questa cosa perché io ci tengo la Guzzi. Allora, sapete che la Guzzi correva all'isola di Man, ha sempre corso all'isola di Man, ha fatto ben 11 vittorie, se non erro, 11 vittorie al TT, 17 con, mondiali e 3.000, primo Wurz, Wurz di 34-35 irlandese. Ma ricordo un uomo assacciava, però Wurz, a me mi piace il cognome. Stanley. Poi nel 37, primo pilota italiano, su moto italiana. Primo pilota. Primo pilota italiano, su moto italiana, Tenny. Nel 37 vince il TT in terra straniera. Ma l'impavido, Tenny. Io vi devo nel pieno della sua azione subisce un incidente. Esatto. Ma raccontami questa, che questa la dovrebbero sapere i bambini dall'asilo. Nella scuola? Insieme ai romani di questa roba qua dovevano parlare. Racconta questo aneddoto. Il Black Devil, il dottor Jamie Sterile. Ma te, voi dovevate vedere, persona fine, sempre vestito bene giù dalla moto, giù dalla sella, no? Ma appena toccava l'acceleratore si trasformava, quello lì era un pazzo, ve lo giuro, non era normale, ma era indistruttibile. Ma che Valentino Rossi con gli altri, Mark Marze che si è fatto male l'omero, sta fermo un anno. Ma sapete una cosa, io adesso ve la racconto. Allora, 1935-36, un anno prima di, si stava preparando per il TT, che poi dopo si stava allenando, il famoso circuito dell'Ario che va da Canzio, Assio, Bellagio e poi fa tutto il lungolago del ramo di Codo, la parte orientale. Niente, si stava allenando a poco, due mesi prima della prima settimana di giugno del TT, che c'è sempre, era una 250 della Guzzi. Dopo una curva, niente, si è trovato davanti un carro agricolo
trasportato da un asne, da un asino, non ha potuto evitare. Leggenda dos, bam, una botta alla Madonna, ha avuto una frattura da una gamba e questa è da raccontare. Ha perso due dita del piede destro. Lui questo qua non ha detto né A né B né C, era muto. Ha tirato sulla moto, ha preso in un fazzoletto, ve lo giuro, è tutto vero, tutto vero, la targa del carro agricolo non ce l'aveva, ha preso in un fazzoletto, ha messo dentro le dita del suo piede, è ritornato a Mandello, poi sono andati all'ospedale a Como e lì la scena è emblematica. Dopo mezz'ora sono lì col medico che parlano della gamba, lui tira fuori, si soffia il naso e perde le due dita. È il medico, è il medico che ha fatto lo scherzo e gli ha detto al medico: ah, mi scusi, guardi, mi sono dimenticato, se mi potrebbe legare le due dita perché poi dovrei andare a correre al TT. Ma questo, ma io pagherei, avrei pagato oro, nasce nel 1900, un personaggio era personaggio fuori dalla norma. Chiusa la parentesi di Omoporotecni, ti dico che noi abbiamo un reporter, una donna reporter, una delle nostre punte di reporter, di Rievole. È di Rievole. Conosci Rievole? Sì, sì, lo conosco. È andata a trovare i ragazzi del Manipolo Guzzista, dove noi abbiamo questa amicizia con Mario Orso Ferrero, che tra l'altro lui sai che fa, c'è un ristorante, no? Sì. Poi lui fa mangiare in moto, verso in montagna, si mette lì, si fa con la stagnola, mette le costine sulle teste della Guzzi. C'è un sacco di video che abbiamo pubblicato negli anni passati. E tu li frequenti? Sì, sono, allora, li conosco, li frequento perché sono andato circa 2-3 anni fa. Orso, ciao Orso. Grande Berminio, presidente. Grande Ray, sono andato a una festa a settembre perché loro lo fanno due volte all'anno e siamo andati in una loro, sì, esatto, una bella location, musica, cantabile. Io sono una volta era il macello di Rivoli. Ah no, quello lo dico io. Vedi che è tutto circolare, quello era il macello. Non lo sapevo. E allora conosco, Sì, quando andiamo lì facciamo macello. Lì si voleva collegare a quello. Porco, scusate, sono lento, sono lento, ci viene da fare. È imprevedibile, Roberto. Vabbè, mandiamo il video del Ciao Manipolo, ciao! Auguri anche a voi! E festeggiamo quest'anno il centenario di questo storico marchio italiano con due appassionati della Guzzi di Rivoli, del Manipolo Guzzisti. Ciao, se vi presentate così. Io sono Bigale, sono il presidente del club. Io sono Mario Ferrero e sono del club. Bene, mi raccontate qualcosa, visto che siete veramente le persone, a parte appassionate, ma anche coloro che hanno deciso di costituire questo gruppo e ormai sono anni che portate avanti la vostra passione. Il club è nato nel 2016 da appunto un manipolo di amici, di appassionati della Moto Guzzi, e quest'anno speriamo di poter festeggiare degnamente questi 100 anni. I festeggiamenti inizieranno a Genova a metà maggio, perché Guzzi nasce a Genova, quindi Mandello dell'Ario è il simbolo della sua storia perché c'è lo stabilimento storico, però il sodalizio fra Parodi e Carlo Guzzi nasce a Genova, perché tra l'altro nel logo dei 100 anni ci sarà un'elica di aerei, perché Parodi era un aviatore della prima guerra mondiale e Carlo Guzzi era un meccanico di aerei, sì. E quindi da lì quest'anno partiranno i festeggiamenti, che poi arriveranno a settembre con l'apertura dello stabilimento e con la festa che ci sarà per festeggiare ufficialmente i 100 anni della Guzzi. Arriveranno probabilmente da tutta Europa, immagino, a da festeggiare. Tutto il mondo, quest'anno si era, già l'altro anno doveva essere un incipit per questa grandissima festa, purtroppo è saltato come sappiamo tutti, ma noi non ci scoraggiamo mai, quindi è sempre un divenire, quindi è sempre per fare le cose meglio, sempre per correre con lo sguardo più lontano, e quindi ci sarà sicuramente, io sono convinto che ci sarà questa grandissima festa che radunerà sicuramente tutti i guzzisti del mondo a Mandello dell'Ario. Naturalmente, come ha detto il press, ci sarà quest'anteprima a Genova, quindi è tutto un anno dedicato alle Guzzi, e io per questo ho fatto un sacrificio grandissimo, ho venduto mie quattro vecchie moto e mi sono comprato la nuova
Guzzi V85. No, agli anni 70-72, quando appunto era il culmine della sua... Diciamo che fino agli anni 70 c'è stata la grande stagione sportiva della moto Guzzi. Sì. Poi dopo, con l'avvento del bicilindrico fronte marcia, è nato un po' il mito della California e di conseguenza si è trasformato anche il marchio. Quindi ha spaziato un po' non solo più nell'ambito sportivo, ma anche nell'ambito comunque del custom e di un certo tipo di genere di moto, che è proseguito per altri 40 anni. Infatti la Guerra California ha festeggiato 40 anni. Festeggiato. Sì. Noi siamo un po' esterofili, per cui guardiamo sempre l'erba del vicino, ma in verità dovunque vai in giro per l'Europa, quando hai una Guzzi si fermano tutti. E certo, il marchio Guzzi comunque è un mito per quel che riguarda il motociclismo universale, di conseguenza quando e poi non passi particolare inosservata. Rilevante dei marchi storici italiani, oggi è rimasto l'unico comunque completamente italiano, il gruppo Piaggio, quindi italiano, mentre altri marchi blasonati comunque alle spalle hanno grandi multinazionali tedesche o cinesi, noi siamo rimasti ancora italiani. Le moto sono assemblate in Italia e vengono fatte ancora nel vecchio stabilimento di Mandello. Bene, allora il prossimo appuntamento sarà a maggio a Genova. Poi ci sarà anche qualche altro incontro molto importante. Allora, quest'anno credo che noi come Manipolo sicuramente ci saremo. Noi abbiamo la data a ottobre, quindi noi ci saremo ad ottobre con la nostra festa. Quindi diciamo che gli appuntamenti Guzzi importanti di quest'anno, che da segnare assolutamente sul calendario, sono a Genova, a Mandello dell'Ario e qui a Rivoli con la nostra festa del Manipolo Guzzi. Bene, e allora aspettiamo di vedere i prossimi video di tutti questi incontri. Che dire, un saluto al Manipolo Guzzista e ai nostri amici. Grazie Presidente. Viva il prodotto italico sempre. Certo. Grazie a voi. Come qua, sì. Guardate la Apache, questa qua originale Guzzi Parodi del 100° anniversario. Questa è una pezza, okay? Questa è una Apache, una pezza, perché siamo italiani. Una pezza, ok. E allora vi salutiamo in italiano. Arrivederci Neurone. Alla prossima. Sta luego Neurones. E Moto Guzzi, una storia italiana, in L'Aquila guarda sempre avanti. Avanti. Ciao. Ciao.